viaggio verso le elezioni del candidato sindaco Dionigi Gaudiosi, che andiamo a salutare. Buonasera Ah, Dionigi. buonasera. Allora, un viaggio che inizia da adesso e si completerà con il voto, però andiamo tappa dopo tappa a presentare un poco sia la tua candidatura sia la tua squadra. E iniziamo proprio dalla tua squadra. Che squadra è? Una squadra vincente, una squadra che gioca all'attacco? Prima di tutto io volevo partire dal fatto che il mio viaggio politico non inizia in questi giorni, ma era una candidatura programmata da tempo. Tutto il mio gruppo ha lavorato su questa candidatura e alla fine siamo riusciti ad arrivare alla candidatura, che poi si arriverà al voto dell'11 giugno. E per quanto riguarda la squadra. Scusami, Sì. una candidatura secondo me molto condivisa. Sì, devo dire la verità. Mai come questa volta non c'è stato alcun problema sul mio nome, tutta la squadra compatta, in più siamo riusciti ad allargare a altri della società civile o persone che hanno fatto parte precedentemente della politica, ma da un po' di tempo erano assenti e quindi abbiamo creato un bel gruppo, una squadra solida e secondo me anche giovane proprio per il futuro, per migliorare il paese. Ha detto che voi non rinnegate affatto il passato, anzi vi sentite continuità Sì, felice del passato. ma io faccio questo ragionamento, dico se la gente è soddisfatta del nostro operato e ci continua a votare, noi ci candidiamo, altrimenti facciamo altre cose, ce ne andiamo a casa. Quindi dico, fino adesso abbiamo sempre avuto un buon riscontro e io sono convinto che stavolta ci sarà un riscontro ancora più forte, almeno dai primi incontri che io ho fatto. Vedo un grosso entusiasmo sulla nostra compagine, sulla mia persona, quindi secondo me non avremo problemi. Io penso entusiasmo dovuto anche alla gioventù, la tua Sì. gioventù che in effetti porta energia nuova. Sicuramente, io tutte le volte che faccio qualcosa do sempre il massimo, l'ho fatto in tutto, nella politica, l'ho fatto quando mi sono impegnato nel calcio attivamente, quando faccio gli spettacoli per i destini, in tutto quello che faccio io cerco di dare il massimo e facendo così vedo che riesco ad attirare un grosso entusiasmo intorno. Andiamo ora a presentare la Sì, squadra, la tua squadra. la mia squadra è composta dal mio capolista, che è il sindaco uscente Paolino Buono, che non ha bisogno di presentazione. Io con Paolino ho un rapporto fraterno, è uno che mi è stato sempre vicino. Abbiamo discusso, abbiamo fatto riflessione, abbiamo composto la lista insieme. Mi ha aiutato tanto e lo ringrazio apertamente. Poi, per quanto Ti riguarda. faccio io qualche Sì, nome, sì. Sergio Buono, altro nome di spessore. Sergio Buono sicuramente non ha bisogno di presentazioni. Diciamo, Sergio è uno, non solo è un ottimo amministratore ed è un ottimo tecnico, ma è presente nel sociale. Sergio è presente nelle bocce, nella caccia, in tutto. Diciamo, è uno che è molto presente in mezzo alla strada. Passo al numero 2, Tony Buono. Tony Buono, la volta scorsa io ritengo che è stata una rivelazione, anche se è stato il primo dei non eletti, ha comunque avuto un buon risultato personale. Oggi da Tony tutti quanti ci aspettiamo, perché poi ha fatto 4 anni il consigliere comunale, ci aspettiamo sicuramente molto di più, perché poi a Barano ha operato bene, quindi sono sicuro che avrà un buon riscontro. Parliamo ora del dottor Pietro Buono. Dottor Pietro Buono è una new entry nella nostra squadra, un dottore molto affermato, in questo momento ricopre un importante ruolo a livello regionale, è dirigente regionale della materna infantile. Io con Pietro, diciamo, stiamo facendo un discorso già da più di 2 anni, proprio per entrare nella mia squadra. Alla fine abbiamo trovato dei punti di conversione sul programma, proprio per quanto riguarda la salute pubblica e per quanto riguarda l'ospedale Rizzoli. Io da Pietro mi aspetto che ci riesca a dare una mano importante per quanto riguarda l'ospedale, anche se l'ospedale direttamente non è che è un tema dei comuni, però
l'esperienza, sanità e regionale. certo, l'esperienza di Pietro e il suo lavoro e quello che sta facendo adesso sicuramente ci può aiutare anche rispetto alle amministrazioni ad operare tutti insieme e a far pressione sia sul direttore generale e anche eventualmente a interloquire col presidente direttamente De Luca per cercare di risolvere un po' i problemi della sanità. Che noi spesso ci ricordiamo dei problemi dell'ospedale quando abbiamo una persona in ospedale, altrimenti non diventa un problema nostro. Noi stavolta vogliamo cercare di intervenire, di essere presenti il più possibile per quanto riguarda l'ospedale Rizzoli. Possiamo dire, prevenire è meglio che curare. Certamente, prevenire è meglio che curare. Passiamo adesso a un altro personaggio importante, un imprenditore, Enzo Cautiero. Sì, Crescenzo a livello isolano è molto conosciuto, diciamo, per la sua attività turistica, non solo per l'albergo, per l'agenzia di viaggi, è molto impegnato anche nello sport. Crescenzo a Barano ha cercato di creare un nuovo evento, l'Ischia Wind Art, questa gara di aquiloni che fanno alla fine di settembre, quindi proprio per cercare di allungare l'estate turistica a Barano. Che ha Quindi, avuto un bel ha avuto un successo. bel successo e noi ci auguriamo che possa crescere sempre di più. Andiamo avanti con Daniela Di Costanzo. Daniela mi fa Questa è la piacere, prima donna, sì, che nominiamo. mi fa piacere che è entrata. Io con Daniela ho fatto la scuola insieme. Daniela è un avvocato. Infatti ci tengo a precisare che nella mia lista stavolta ci sono 472, quindi Daniela non è abbastanza giovane. Anche se ha una buona esperienza a livello politico, che qualcuno la associa semplicemente che è la sorella di Filippo Di Costanzo, ma io dico poi alla fine anche la nipote dell'avvocato Mario Buono, un avvocato importantissimo non solo a Barano, ma proprio nella provincia di Napoli, che è stato molto importante. Daniela, io sono convinto che darà il suo contributo sia prima che dopo, non solo elettorale. Poi passiamo, dopo Daniela Di Costanza, a Raffaele Di Meglio. Raffaele è un ragazzo adesso laureato in giurisprudenza, sta lavorando molto non solo nella frazione di Buonopane, che ha creato il Festival della Pizza insieme a questa grossa associazione, il Peride Steven, fatta eventi importanti, ma è molto presente adesso su tutto il territorio. Io penso che sta facendo una grande campagna elettorale. Passiamo un poco a quella che è stata il personaggio del momento, Gemma Lombardi. Sì, qualcuno dice Gemma Lombardi e subito la paragona, insomma, la famiglia Lombardi, una famiglia molto importante, l'associa alla famiglia Lombardi. Io dico Gemma anche, pure Gemma è stata una mia amica di scuola, mi fa piacere che ha aderito, ma dico Gemma soprattutto è la figlia di Maria Galano, una persona che ha lasciato il segno. Non solo nel comune di Barano, una maestra che ha insegnato per tanti anni a Buonopane, molto conosciuta, e Gemma è attualmente molto impegnata nella scuola, è sempre stata eletta come rappresentante dei genitori, è una che si è sempre impegnata nella scuola, quindi penso che in questo settore ci potrà dare un grosso aiuto. Poi passiamo a Emanuela Mangione. Emanuela Mangione è una novità, è una ragazza giovane, assistente sociale. Nella frazione di Barano, nella frazione di Buonopane, lei si presenta particolarmente nella frazione di Buonopane, già lavora da un po' di tempo all'ufficio di piano, quindi sta vicino agli anziani, vicino alle persone più deboli, quindi è un'altra che va a completare tutta la squadra in modo egregio. Elvira Mattera. Elvira è una giovane di Piedimonte. È una che lavora, fa l'infermiera, lavora al DHC, è molto presente sul territorio. Io penso che Elvira, il fatto che entra nelle case, spesso riesce a farci capire dei problemi che le persone che non si possono muovere dalla casa, da casa, che hanno problemi, lei riesce a farci capire i problemi che sono molte volte lontani dalla casa comunale, quindi avvicina il comune alle persone. Giulia Mattera. Giulia Mattera è un avvocato, una giovane che si vuole far conoscere, laureata già da un po' di tempo, molto impegnata nella professione,
ma penso che pure Giulia può dare un buon contributo. Lei sta nella frazione tra Piedimonte e Fiano, una famiglia comunque conosciuta, ma io credo molto in questa ragazza. Dulcis in fondo, Alessandro Vacca. Alessandra è uno, nonostante ha 44 anni, è uno di quelli che ha fatto forse più elezioni. Si è presentata la prima volta nel 93, è andato sempre in crescendo, ha una grossa esperienza nel campo tecnico, proprio per il fatto che lui fa il dirigente come professione al comune di Serrara, assessore uscente. Penso che Alessandro può darci un grande aiuto anche lui. Abbiamo visto una squadra Sì, molto inserita nel territorio, certo. quindi forte anche di questa conoscenza e di queste caratteristiche. Sì, ma la nostra squadra non è una squadra improvvisata dell'ultimo momento, è una squadra, tutti questi elementi sono stati avvicinati già da anni, avevamo avuto dei rapporti, dei contatti già da un po' di tempo e quindi questo gruppo è stato creato negli anni, non è stato improvvisato, non è una cosa. Una cozzaglia, come si suol dire, ma è una squadra prima di tutto di amici e poi abbiamo trovato sul programma i punti di intenti di interesse comune. Guardiamo in alto, Sì. guardiamo oltre. Se diciamo che la vostra è una squadra che ha come riferimento De Luca, il governatore della regione, e l'altra squadra ha come riferimento Desiano, che vede anche Cesaro come suo padrino, diciamo bene o diciamo male? Sicuramente la nostra squadra si avvicina molto al presidente De Luca, qualcuno forse ha qualche idea diversa all'interno, ma in linea di massima siamo tutti sulle posizioni del presidente De Luca. Noi negli ultimi tempi, quando siamo stati da lui, abbiamo detto che siamo soddisfatti per quanto riguarda il miglioramento dei trasporti che si è avuto negli ultimi anni, che poi i cittadini si devono anche ricordare del passato, di quello che ha fatto il governo regionale con Vetrella, Desiano e Caldoro, i pullman non esistevano più, adesso questo problema si è risolto. Noi un altro problema che abbiamo sottoposto è quello dell'ospedale, quello della sanità, dove sicuramente non siamo soddisfatti, nonostante il direttore generale è di area PD, quindi penso vicino al presidente De Luca, D'Amore, in questo momento non siamo soddisfatti, abbiamo espresso le nostre lamentele al presidente De Luca, quindi ci aspettiamo di migliorare anche in questo campo. Prossimi investimenti, prossimi fondi da destinare all'impianto fognario di Barano. Sì, Questo è uno dei vostri primi obiettivi. questo è un obiettivo importante. Noi abbiamo presentato un progetto con i fondi rotativi per quanto riguarda la depurazione per mettere a posto tutto l'impianto fognario, per completare l'impianto fognario di Barano, perché ritengo che se non si completa l'impianto fognario certamente non possiamo mai avere un mare pulito, anche se mi auguro che tutti gli altri comuni, perché non è se Barano è pulito si risolve il problema. È chiaro che il problema è generale, è a livello isolano. Noi comunque siamo legati al depuratore di San Pietro, che quello è un depuratore che riguarda i comuni di Ischia e Barano. Anche se nel frattempo abbiamo costruito un depuratore che a giorni entrerà in funzione, si trova vicino al cimitero di Piedimonte e dovrebbe raccogliere tutte le acque che al momento sono incanalate. Quindi in un primo momento penso che a breve risolviamo questo problema delle acque che in questo momento c'è e poi dobbiamo aspettare il completamento del depuratore di San Pietro. In effetti facciamo un primo filtraggio, un primo step a Sì, Piedimonte, vero? certo. Altro argomento importante sono i Maronti, ma i Maronti non visti solo come spiaggia, ma anche come indotto, anche come turismo, anche come sviluppo. Sicuramente. Noi per quanto riguarda la spiaggia, diciamo, nel 2002 è stato fatto il rivascimento e oggi tutto sommato ha tenuto. Non siamo stati soddisfatti della barriera che è stata fatta a mare. Abbiamo presentato questo progetto insieme agli altri comuni. Per quanto riguarda modifiche a noi delle scogliere e un nuovo rivascimento, dovrebbe essere finanziato, quindi ci auguriamo che questa prima cosa, si metta a posto la scogliera, ripeto perché non siamo soddisfatti, di questa scogliera così come è stata fatta,
Poi per quanto riguarda altri investimenti, noi abbiamo ai Maronti sotto al piazzale, abbiamo già iniziato dei lavori, la palificata, poi continueremo a ottobre, dove ci deve portare a tutta una serie di locali. Io sono convinto che questo deve essere un investimento, spero che aderiranno anche i giovani quando noi daremo in gestione questi locali, che sono dei locali sopra, vogliamo fare un locale serale di musica, e sotto locali tipo per le creme, prodotti tipici del nostro territorio e anche di ceramiche. Questa è l'idea nostra, quindi che daremo il tutto in gestione per dare una nuova occupazione ma anche introito al comune. Quindi in effetti un barano che guarda i giovani. Certamente un barano che guarda in giovani o un barano che già sta lavorando con i giovani da tanto tempo. Noi abbiamo 12 ragazzi che fanno il servizio civile al comune, più altri 6 con le borse di studio, anzi io li ringrazio per tutto il lavoro che fanno, sia di promozione ma anche di lavoro per quanto riguarda le borse di studio nell'ufficio e quindi ci riescono ad aiutare in tante cose, visto oggi la carenza di personale. Siamo verso la chiusura. Sì. Dionigi, un messaggio finale che vuole in effetti coinvolgere i tuoi elettori e anche quelli che al momento sono in dubbio. Ma io ai miei elettori chiedo solo una cosa molto semplice, di ricordarsi tutte le persone che sono sul territorio durante i 5 anni e non quelle che arrivano gli ultimi 15 giorni, quindi di fare una valutazione serena e poi dovranno decidere loro in modo democratico. Io sono convinto che alla fine decideranno di votare me e la nostra compagine in massa perché mi aspetto veramente un grande risultato. Ok, grazie Dionigi. Grazie.